Pronto per un viaggio on the road? Prepara il bagaglio e parti con noi. Passeremo dagli Stati Uniti fino al Marocco senza prenotare un solo biglietto aereo. I continenti sono tutti intatti e non si sono mai divisi. Questo significa che la tettonica a placche non esiste. Il mantello terrestre è formato da enormi lastre di roccia completamente immobili. In questa situazione non esistono nemmeno i terremoti, gli tsunami e i vulcani. Guidi dalla costa occidentale fino a quella orientale, passando per luoghi conosciuti come Texas, Missouri, New York e così via. Arrivi alla frontiera e vedi un cartello. Benvenuti in Marocco, in inglese e in arabo. Entri nel paese e molte persone ti danno il benvenuto. Parlano tutti l'inglese, dato che i due paesi sono confinanti. Dopo il Marocco decidi di guidare a nord, verso l'Europa e l'Asia, prima di tornare a sud, verso l'Australia e l'India. Con tutti i paesi così vicini tra loro, esistono delle somiglianze culturali tra i paesi confinanti. Il Giappone non è più un'isola. Non ci sono isole abbastanza grandi da ospitare una nazione. Dal Marocco sali verso nord e raggiungi i confini della Spagna. Dopo qualche ottima tapas e del flamenco, passi attraverso Parigi, la città dell'amore, e raggiungi l'Islanda. Non è così gelida come immaginavi. In realtà fa abbastanza caldo perché si trova alla stessa latitudine della Germania. Non ci sono montagne che dividono i paesi. L'Islanda è priva di tutti quei vulcani famosi dai nomi molto strani. Ma la gente è sempre simpatica. A causa dell'assenza della tettonica placche, le montagne non si sono potute formare, quindi la quasi totalità degli abitanti vive al livello del mare. Mentre continui a guidare attraverso l'Europa, vedi dei tornado all'orizzonte. Ti allontani il più velocemente possibile prima che ti raggiungano. I tornado hanno bisogno di terre piatte per esistere. La Pangea è praticamente tutta a livello del mare e i tornado sono un fenomeno naturale molto comune. Così come ai tropici, i tifoni e gli uragani sono altrettanto minacciosi. Riesci a evitarli e arrivi in Italia per gustarti un ottimo piatto di pasta. Guardi dei meravigliosi panorami prima di continuare a guidare verso nord attraverso la Scandinavia e fare una breve deviazione verso la Groenlandia, che in realtà è verde. A differenza della nostra terra, la Groenlandia non è situata così a nord, vicino al circolo polare artico. Decidi di fermarti alcune notti, dopodiché riprendi a guidare verso l'Europa. Altri incredibili paesaggi ti accompagnano sulla strada verso la Cina e verso il Giappone. Questo territorio non è così freddo come sulla nostra terra, ma è altrettanto vasto. I paesi del sud-est asiatico sono tra i più freddi della Pangea. La Cina, tecnicamente, occupa l'attuale Polo Nord. Ne approfitti per ammirare la magnifica aurora boreale mentre mangi dell'ottimo cibo cinese. Il Vietnam non ha foreste pluviali tropicali e le temperature non sono così alte. Nei paesi vicini, Thailandia e Filippine, nevica quasi sempre. A volte anche l'India è interessata da queste precipitazioni. Di conseguenza anche la vita animale è diversa. Gli orsi polari si aggirano nei dintorni di Manila e Bangkok. Anche i leoni marini hanno preso il posto dei pesci tropicali nelle barriere coralline. Puoi anche trovare qualche alce canadese in Malesia e i leopardi delle nevi in Indonesia. Dopo esserti rifocillato, torni in macchina, ma scopri di avere dei problemi meccanici. Hai viaggiato per quasi una settimana percorrendo migliaia di chilometri, senza preoccuparti troppo della manutenzione. Il tuo viaggio però non è ancora finito, quindi prenoti un volo dall'India del Nord a quella del Sud. Ecco gli unici due paesi divisi, senza un confine comune. Prenoti un volo su Pangea Air e dall'alto osservi alcuni dei migliori panorami che puoi immaginare. Spostandosi verso il centro del gigantesco continente, le temperature diventano sempre più alte. L'oceano è molto lontano e le precipitazioni sono piuttosto scarse. Di conseguenza c'è poca umidità nell'aria. Le aree dell'Africa e del Sud America sono considerate le più calde della Terra. Il Brasile è pieno di deserti, ma nonostante tutto la popolazione gioca ancora a calcio. Dopo numerosi scali arrivi finalmente nell'India del Sud. Ancora più a sud ci sono l'Australia, l'Antartide e la Nuova Zelanda, il paese più meridionale del globo. Decidi di affittare un'auto e di visitare il Nepal, non è troppo lontano dalla tua posizione. Il Monte Everest è qui, ma non è più alto di una collina. Infatti viene chiamato Colle Everest. Tutta la terra è fredda come il nord. A Sydney e Melbourne trovi probabilmente le migliori stazioni sciistiche del mondo. Ma invece di normali piste da sci di alta montagna, vedi delle rampe artificiali su cui sciare.
ti dirigi verso il Sud Australia per vedere altri luoghi interessanti. A differenza dell'Australia attuale, la fauna non ha delle caratteristiche uniche. L'evoluzione non ha giocato un ruolo importante nel creare nuove specie o diversificare quelle esistenti. I principali predatori che erano presenti sulla Terra milioni di anni fa sono gli stessi di oggi. Poiché le terre sono tutte unite, la migrazione degli animali è risultata molto più facile che sulla nostra Terra. Non ti sorprenderebbe vedere degli elefanti africani camminare fino alla Spagna e al Portogallo per sfuggire all'inverno. Molti animali estinti per cause naturali, come i mammut lanosi e i gatti dai denti a sciabola, prosperano in gran numero su questa terra. Dato che la maggior parte dei paesi sono vicini all'equatore, gli animali come i rettili, il cui habitat si trovava in questa fascia, sono aumentati di numero. Dopo l'Australia, decidi di visitare l'Antartide per svagarti un po'. Questo gigantesco pezzo di terra non è un continente desolato nella zona più remota del mondo, ma un paese con una popolazione enorme e molte attività interessanti da fare. Anche il turismo è molto sviluppato, dato che chiunque può raggiungere questo continente molto facilmente. Arrivi in Antartide e incontri una parte della popolazione locale che ti dà il benvenuto nel loro paese. Provi la loro cucina e ascolti la musica tradizionale. Prendi dei souvenir e guidi verso ovest, fino al Sudafrica, un'altra regione con un clima freddo. Con i paesi vicini l'uno all'altro, l'economia mondiale non conosce crisi, poiché l'importazione e l'esportazione avvengono principalmente su strada. Ogni paese ha una rete ferroviaria commerciale che lo collega a tutto il mondo. Esistono anche i trasporti via mare, ma non sono così popolari o importanti. Poiché le terre sono tutte piatte, costruire una rete ferroviaria è molto più facile che fare lo stesso con un'orografia più complessa. Riparti dal Sudafrica per dirigerti in Argentina e controlli i paesaggi. Superi il Cile e sei di nuovo sulla costa. Risali lo strettissimo paese fino a raggiungere il Perù e infine il Messico. Modalità spiaggia attivata. Dopo aver passato un po' di tempo vicino alle zone più fredde del mondo, finalmente ti rilassi sulla costa e sorseggi qualche bevanda tropicale fruttata. Partecipi alle feste locali e fai il jet ski tra le onde. Casa non è poi così lontana. Salti su un aereo e voli fino a casa con una tonnellata di souvenir e ricordi. L'intero viaggio è durato circa un mese. Anche la storia ha preso una piega completamente diversa, a partire dall'era delle esplorazioni. Invece di creare navi per navigare verso i diversi continenti, gli esploratori costruivano carovane per spostarsi sulla terraferma, viaggiare e conoscere le diverse culture. Senza gli oceani a separare le persone, il baratto delle merci iniziò ancor prima dell'età delle esplorazioni. Gli abitanti di una determinata area del globo erano in grado di spostarsi quando e dove volevano. Se il clima era troppo caldo, potevano spostarsi a nord o a sud per godere di zone più temperate. Allo stesso modo, se le temperature erano troppo fredde, passare a un clima più tropicale era molto semplice. Visto lo sviluppo delle reti stradali, l'automobile venne inventata molto prima che sulla nostra terra. Investire in navi e barche non era così necessario come oggi. Le risorse naturali erano ora sparse nelle diverse parti della Pangea, rendendo alcuni paesi più ricchi di altri. Ma con una cultura commerciale così avanzata, la ricchezza era facilmente divisa tra i diversi paesi. Le piccole isole presenti negli oceani erano già state tutte esplorate. Navigando dalla costa del Messico si sarebbe arrivati direttamente in Turchia. Il trasporto aereo non è troppo sviluppato, specialmente con le reti ferroviarie super avanzate a disposizione. Ma viaggiare in auto è molto più divertente.